Risposta epistemologica a Papa Giovanni Paolo II per come egli provocò i filosofi nel punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio. La NSI, Nuova Scuola Italica di Epistemologia, così ufficialmente risponde al Papa, che scrisse testualmente: è la fede che provoca la ragione ad uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. Ma affinché nessuno creda che questa frase sia stata tirata fuori dal contesto, ecco tutto l'articolo 56 del Papa. Si nota insomma una diffusa diffidenza verso gli assetti globali e assoluti, soprattutto da parte di chi ritiene che la verità sia il risultato del consenso e non dell'adeguamento dell'intelletto alla realtà oggettiva. È certo comprensibile che in un mondo suddiviso in molti campi specialistici diventi difficile riconoscere quel senso totale e ultimo della vita che la filosofia tradizionalmente ha cercato. Nondimeno, alla luce della fede che riconosce in Gesù Cristo tale senso ultimo, non posso non incoraggiare i filosofi, cristiani o meno, ad avere fiducia nella capacità della ragione umana e a non prefiggersi mete troppo modeste nel loro filosofare. La lezione della storia di questo millennio che stiamo per concludere testimonia che questa è la strada da seguire. Bisogna non perdere la passione per la verità ultima e l'ansia per la ricerca, unite all'audacia di scoprire nuovi percorsi. È la fede che provoca la ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. La fede si fa così avvocato, convinto e convincente della ragione. Insomma, vi rendete tutti conto che una spinta, una provocazione più forte di questa il Papa non la poteva fare, filosofi. Egli praticamente ammette che nemmeno lui conosce questo percorso nuovo, perché chi ha fede crede nella verità di Gesù Cristo sulla base della fede in Gesù Cristo. Grossa difficoltà quando poi si deve parlare con chi è uomo di fede, ma non credendo in Gesù non può discutere delle sue verità. E quindi il Papa, chiedendo l'aiuto ai filosofi, chiede di risolvere un problema fondamentale del mondo d'oggi, unire la fede sulla base della verità. E la verità è quella della ragione, che si rifà allo Spirito Santo della verità. Ebbene, un solo filosofo in 12 anni ha cercato di rispondere fin da subito a questa provocazione del Papa. Fin dal 24 dicembre, ottobre del 1999, poco più di un anno dopo che il Papa aveva fatto questa enciclica, in un convegno organizzato apposta per dare la risposta alla Chiesa, chi l'ha fatto, cioè il sottoscritto, si è trovato di fronte un muro di tutta la Chiesa fideista che, anziché fare nei suoi confronti quell'opera di avvocatura, faceva il pubblico ministero trovando tutte le pulci sulla sua persona, sostenendo che era un filosofo e non che era un architetto e non un filosofo, che la sua non poteva essere una voce che si muoveva contro il Papa perché avrebbe dovuto essere una istituzione, e tante cose assolutamente folli, che mi convinsero che dovevo rischiare volentieri, come diceva il Papa, e ho assunto un digiuno che ho portato avanti nel 99 per ben 57 giorni, ma non c'è stato verso, la fede non ha ceduto. Facendo da avvocato accusatore, ha interpretato il mio digiuno come una protesta, come una rivendicazione, anziché come la sofferenza personale assunta nella mia carne proprio perché un papa mi chiedeva di trovare ogni coraggio. E io ho trovato perfino il coraggio di morire. Non sono morto perché mia madre aveva il morbo di Alzheimer e dipendeva da me. Dovetti interrompere al 57esimo giorno di digiuno. Poi ho ripreso sotto questo nuovo Papa. E
e ho fatto altri 55 giorni di digiuno pur di fargli giungere la mia voce, facendogli mandare lettere dal giornale di Pescara, dicendogli che c'era una pecorella smarrita che rischiava di morire di fame se il buon pastore non si scomodava e non andava a cercare. Ma anche in questo caso nessuna richiesta è stata accettata dal buon pastore. Ecco, questa è l'occasione perché finalmente, pubblicamente, questo filosofo che sono io dà la risposta. Con questo mio gesto sono io, un filosofo, che provoco la fede a eliminare ogni isolamento per chi ha rischiato volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero, per come il Papa si era impegnato in nome della fede. Perché sulle seguenti basi di certezza tutte le fedi del mondo possono convenire, essendo le stesse del cristianesimo. Ma occorre prima che qualcuno nella fede eviti che si resti eternamente in isolamento, dopo che la ragione ha cercato di uscirne, ma invano, ormai da ben 12 anni. La prima cosa che le fedi devono fare è assicurarsi che la morte è veramente sconfitta. E lo è per il terzo principio della legge dinamica, chiamato di azione e reazione, che comprova i due percorsi della vita rivelati proprio da Gesù a Nicodemo in Giovanni 3, come quello della dinamica dello spirito, che in fisica è quello della dinamica dell'antimateria, e quello opposto della dinamica dell'acqua, che in fisica è quello della dinamica della materia. Ogni istante della nostra vita reale e materiale è dunque relativo e secondario al percorso inverso antimateriale, spirituale, retrocesso nel tempo e ritornato fino al punto presente della nostra vita incompleta ora, da quello in cui essa è piena e definita nel punto conclusivo della vita reale, che dunque non è un punto di morte, ma unicamente di conversione. Tutta la richiesta che ogni fede fa ai viventi di convertirsi volontariamente è dunque stata già oggetto di una finale conversione autoritaria avvenuta al top della vita, quando lo spirito vivente ha cambiato il suo verso di percorrenza nel tempo, tornando sui suoi passi, fino a ritornare a questo punto di presente. Dunque c'è una prova assoluta che la vita ha i due versi detti da Gesù, e che noi vediamo il nostro andare a morire materialmente perché siamo già resuscitati antimaterialmente, ossia spiritualmente. Questa è la verità in atto già ora. Tutto si sta già muovendo nel modo centripeto che riporta tutta la trascendente creazione nel suo punto iniziale, annichilendo ogni situazione, fino a riportarla al suo puro e divino essere in potenza. È solo per una reale reazione a questo che è in atto che noi assistiamo invece al ritorno alle condizioni già passate per lo spirito, come assistendo al futuro del lato materiale, che è però opposto alla verità del lato in atto, che è quello antimateriale e spirituale. Possiamo esserne certi. Infatti, l'azione più uno, avanzante materialmente nel tempo dell'universo, e quella uguale e contraria, meno 1, retrocedente, nella loro interazione data dal prodotto tra più 1 e meno 1, porta alla verità indiscutibile che è in atto la devoluzione indicata dal risultato meno 1, negativo, che indica un tempo che sta retrocedendo nel suo vero atto. Noi vediamo operazione uguale e contraria all'evoluzione del mondo solo perché ci basiamo relativamente sulla devoluzione meno 1, che si muove verso il passato della materia, e in base a meno 1 vediamo più 1. Se dunque in verità tutto sta già devolvendo e noi lo vediamo in modo uguale e contrario, è provato il ritorno della creazione nel puro essere in potenza di Dio. È provato che noi siamo già risuscitati.
ma non lo vediamo, vedendo di andare ancora a morire. È provato che questa vita ha una parvenza di libertà, ma è solo l'osservazione di un uomo ancora schiavo del faraone in una molto eloquente terra d'Egitto. L'esodo verso il Mar Rosso e la terra promessa ci sono solo nel momento della conclusione di questa vita, asservita a Dio in veste del faraone, e per come egli l'ha assegnata d'arbitrio a ciascuno di noi e a suo solo e insindacabile giudizio. Ma è anche vero che a noi, semplici creature, è stato dato il massimo possibile libero arbitrio da parte del Creatore, quello di essere liberamente a sua volta creato come il Dio ideale, eletto liberamente dalla fede di ciascuno dei suoi figli. Questo è lo scopo della vita del popolo di Dio creato ora, qui, schiavo in questa terra d'Egitto dei tempi di oggi: adottare liberamente ora il proprio Dio e dargli un corpo reale nella certezza dell'aiuto divino. La terra promessa della libertà nel regno dei cieli starà nel potere trasformare quel Dio idealizzato ora in un Dio vero e reale, che consenta finalmente ad ogni anima di godere il bello, buono e santo che esiste in ogni singola vita, soggettiva e corporea, essendo tutt'uno con tutto il prossimo esistito da che tempo è tempo. Possiamo essere certi dell'aiuto divino, della manna anche per noi, data a ciascuno, affinché ciascuno elegga infine Dio in se stesso e non il diavolo. Infatti, dopo l'esodo biblico e allo stesso modo, ci sarà anche per noi la desertificazione della vita precedente, che a poco sparirà, e chi avrà avuto più prima, però da schiavo, più avrà dopo, ma da rimpiangere, e sarà il suo purgatorio. Ed è vero, la vita sperimentata in due opposte dinamiche consente quel possibile controllo incrociato che svela quella verità che rende infine tutti liberi e liberi davvero. Nota quindi la verità che rende liberi davvero, ecco il giudizio universale. Dio è il solo vivente, perché la nostra vita è la croce sua posta al suo assoluto in noi stessi. Dio, ente purissimo e illimitato, ha creato ogni limite ai corpi e l'ha assegnati alle singole interpretazioni delle sue singole anime e tutte sue figlie. Tutto ciò al fine sommo di concedere ad esse, in perfetta libertà di spirito e, insomma, sintesi anche a se stesso, una vittoria infinita, reale, corporea, interpersonale, assieme al vero e concreto, eterno superamento di ogni possibile limite. Dobbiamo essere certi che Dio ci aiuta, e proprio quando ci toglie il tutto, in un'assai povera e desertificata realtà, per darci un tutto che consista nel suo puro valore ideale. La certezza deve derivarci dai due percorsi della vita, già anticipatici da Gesù, ma poi verificati dall'esperienza fisica, quello della materia e quello dell'antimateria, ossia dello spirito. Ogni fede può dunque trovare l'accordo auspicato dal Papa su queste verità, tratte dalla ragione di fondo, dello Spirito Santo, della stessa ragione, ma solo se, trovato un filosofo col coraggio estremo della sua ragione per superare l'isolamento in cui si sarebbe trovato, avendo contro sia la ragione del mondo, che non ama essere piegata a quella di Dio, sia la fede dei fideisti, che non amano una fede ragionevole, la fede fa la sua parte promessa e dovuta e non lascia più isolato questo folle